Oggi ci facciamo una chiacchierata su una cosa molto importante che abbiamo scoperto, ovvero gli annunci di YouTube potrebbero cambiare e non in maniera positiva. Allora, mettiamola così, YouTube sta andando in protezione perché si saranno resi conto che la pratica della D-Block è un po' troppo diffusa per i loro gusti. Cos'è la D-Block? Se non avete mai fatto questa roba, si tratta sostanzialmente di scaricare un Sì, software ce ne sono ce ne sono tanti. tanti di AdBlock, che non fanno altro che inibire la partenza delle inserzioni pubblicitarie nei video. Sostanzialmente tu scarichi AdBlock e guardi i video senza pubblicità. Cosa comporta questo? Comporta che te stai più tranquillo perché non ti rompe il cazzo nessuno. Comporta che il creator però non becca un centesimo. E tanto non becca YouTube. Quindi Esatto. immaginate che Google, proprietaria di YouTube, abbia questa grossa piattaforma di video in cui comincia negli anni a perdere una parte di introiti proprio per questi programmi. In pratica, la D-Block che fa? Blocca il server delle ads, che è messa proprio facile. Il server delle ads ogni tanto va a mettere sul video, non dentro il video, attenzione, sul video, sul player, questi ADB che siamo abituati a vedere. Il blocker blocca quella parte di advertising e ti fa vedere il video. Questa è la teoria becera. Ora YouTube che si sta inventando? Ha detto: mi sono rotta le palle di questa storia, quindi devo metterci una pezza a colori. E questa pezza è spararti il video con l'advertising direttamente dal server dove viene riprodotto il video. Tradotto, blocca sto cazzo, perché adesso è davvero difficile riuscire a capire dove inizia lo spot e soprattutto, visto che è un unico stream quello che arriva, spot e video, penso che il massimo che si arriverà a fare sarà di skipparlo in maniera artificiale, come se fosse una timeline che voi non potete vedere. Un timestamp, vogliamo vederlo così, però sta di fatto che adesso diventerà molto più complesso riuscire a oscurare gli spot. Io mo lo so che adesso un sacco di gente ha già preso una corda, si sta appendendo al soffitto perché magari sono 5-6 anni che guardate YouTube senza rotture di coglioni e non perché avete il premium, ma perché usate una D-Block. Questa cosa giustamente rovina un po' la festa. Noi però non facciamo sto video per dire no, raga, non scaricatevi Non scarica AdBlock. D-Block, non fate quello, non fate quell'altro. Che tanto lo sappiamo che ognuno fa quel cazzo che vuole con il proprio PC. Sappiamo che molti Ok. che si beccano le pubblicità, se ne beccano tante, non è che se le beccano perché gli piace guardare la pubblicità, se le beccano per noi. Sì. E questa è un'altra bella attività, insomma, un'altra bella cosa da parte di chi ci segue. Tuttavia, è importante sottolineare che se questa cosa sta accadendo, e accadrà, non l'abbiamo detto noi, non lo dice manco YouTube, lo dice una di queste piattaforme che ha subodorato la cosa, perché è una sperimentazione questa. Se l'advertiser arriva direttamente dal server dei video, ci sono tanti problemi collaterali che noi creator anche dobbiamo valutare. Punto numero uno, quando per esempio ti servono i video e tu lo devi scaricare quel contenuto, perché noi per esempio tanti contenuti ormai non li abbiamo più in backup e a volte ci capita di vedere il video, scaricarlo e prendere quei pezzi che ci servono per montare, che ne so, un vlog dove parliamo di una determinata cosa, però di un'intervista, di un video, di qualcosa fatto anni prima. Adesso rischiamo di scaricarci il video con tanto di spot dentro, se lo stream video è lo stesso. Non sappiamo ancora come verrà gestita questa cosa, stiamo facendo semplicemente così due chiacchiere con voi, perché sappiamo che l'argomento soldi interessa agli utenti, non per altro, ma perché i soldi che non si investono in qualcosa si potrebbero investire in qualcos'altro e quindi sono soldi di tutti quelli che si risparmiano, no? Ora, a noi la cosa non è che turba. Né ci turba più di tanto e non mi sembra strano, anche perché sono io il primo, siamo noi i primi a renderci conto che hanno veramente rotto i coglioni, non perché
la pubblicità di per sé rompa i coglioni. Secondo me, se stai guardando un video di 20 minuti, uno spot di 30 secondi, non ti rovina la visione, soprattutto se è piazzato in un punto giusto del video. E c'è da dire una cosa: noi siamo tra i pochi forse influencer che danno risalto a questa tipologia di spot messo all'interno del video, nel senso che noi ogni video che esce controlliamo e andiamo a centellinare dove sono questi spot. A volte ci è capitato di mettere un advertising in mezzo al video e basta, e YouTube, che stava sperimentando qualche cavolo suo, ha deciso no, non, tu non lo metti solo lì al centro, ma lo mettiamo all'inizio, alla fine, a destra e a sinistra. Sì, perché ragamo, lo sapete che è tutto in mano all'algoritmo, no? E noi non sappiamo mai che cazzo sta combinando davvero YouTube. Diciamo che per noi la filosofia è: se un video è corto, non devi rompere cazzo con tre spot. Un video è corto, metti uno spottino breve, punto. Se un video dura 25 minuti, ce ne puoi mettere pure due, pure tre, ma devono essere messi in punti giusti, cioè quando un concetto si è chiuso o quando si sta per cambiare argomento. Insomma, ci sono momenti in cui uno spot rompe proprio il cazzo, altri momenti in cui uno spot dici vabbè, adesso finisce e vado avanti, ok? Questo YouTube non lo fa per te. Non sappiamo se nel futuro l'algoritmo sarà così intelligente da capire quando uno spot trita i maroni e quando no. Però al momento questo è un lavoro extra che dobbiamo fare noi tutte le volte. Sì. Su una timeline, non so se l'avete mai fatto ragazzi, ma c'è una timeline proprio come in un software di montaggio, te devi spostare sti cazzo di spottini in giro, beccando il momento in cui non ti tronca una frase, non ti rompe magari una bella atmosfera. Sì. Cioè è una rottura di cazzo, quindi è un lavoro in più, è un lavoro che, sì, che devi mettere lì a fare una volta che il video è caricato, elaborato, tu te lo devi andare a rivedere e capire dove posizionare. Ora, che cosa abbiamo pensato noi dalla nostra parte? Punto numero uno: sarebbe bello un mondo dove un influencer con 100.000 iscritti prendesse un euro all'anno da ogni iscritto e campasse benissimo. Perché se ci pensate, raga, cioè voi siete tanti, ok? Quant'è il pubblico attivo? Sui video più forti arriviamo sui 200.000, 250.000 visualizzazioni, ok? Quello è il pubblico, massimo pubblico attivo, perché poi insomma in 15 anni che fai YouTube ci sono degli iscritti che sì, sono iscritti, ma non esistono più come persone magari, eh? Però diciamo che su un pubblico attivo di 200.000, 150.000 persone, veramente basterebbe che ognuno donasse un euro l'anno, un caffè, che ognuno ci pagasse un caffè l'anno, e lo YouTuber potrebbe dire, raga, facciamo così, io non metto più pubblicità, faccio tutti i video gratis, non ci metto niente dentro, non ci metto... Tra le altre cose, sarebbe anche, per assurdo, i numeri si abbasserebbero e diventerebbero tutti più reali. Sì, meno commenti, ma tutti di gente che ti... Però ovviamente stiamo parlando di una roba infattibile. Cioè sarebbe teoricamente molto bello, ma infattibile. Dall'altra parte ci siamo premurati di fare un'altra cosa, ovvero attivare sul nostro Patreon, che ormai conoscete, patreon.com/QDSS, una parte completamente gratis, che abbiamo cominciato a mettere in beta. Che significa? Significa che adesso siamo in test, ok? Vediamo come va. Però la nostra idea è questa. Noi ormai l'abbiamo aperto il Patreon, ok? È una piattaforma che sta lì, sta funzionando. Tra le altre cose ha un player molto corretto, molto bello. Si vedono bene i video. A volte anche meglio di YouTube, dobbiamo dire la verità. Sì, ci stiamo trovando molto bene. E tra l'altro anche caricare i video, gestirli, a me piace tantissimo. Cioè mi piace veramente un botto. È molto più semplice anche perché non devi stare lì a mettere un titolo... accattivante. Guardate ragazzi, è una rottura di coglioni mettere i titoli accattivanti, la thumbnail, perché è una gara a chi ce l'ha più lungo, a chi la fa più sporca, a chi ci mette il titolo più aggressivo, la thumbnail più colorata. È un po' una rottura di coglioni. E attenzione, non è una tendenza di noi creator, è YouTube che ci sta mettendo l'uno contro l'altro sul piano della spettacolarizzazione dei titoli e delle thumbnail, perché tutte le volte che apri la piattaforma, la parte analitica della piattaforma, ti dice, oh, guarda, il click through rate è questo. Sì, guarda, questa thumbnail la potresti fare più simile a altro creator che fa una thumbnail migliore della tua, ma magari con dei contenuti diversi, se non magari più beceri dei tuoi, capito? Cioè...
è veramente orribile, capito? Cioè, fa proprio cagare questa cosa, la morte della creatività e soprattutto la morte dell'autorialità di un canale. Se poi tu sei portato dalla stessa piattaforma a uniformarti su Patreon, non ce ne frega un cazzo. Sappiamo che quei video sono per quelle persone. Sappiamo che anche se noi nella thumbnail ci mettiamo il mio piede destro, la gente entra e si gode il video lo stesso. Anzi, siccome la nostra community ci ride sul mio piede destro. Quindi, noi abbiamo pensato, ci abbiamo questo cazzo di Patreon, ci abbiamo la piattaforma. Ci sono però dei video che noi pubblichiamo su YouTube. Cioè, noi abbiamo continuato, ma molti non hanno ancora percepito questa cosa, per assurdo. Noi abbiamo continuato a fare i video su YouTube. Uguali a prima. Uguali a prima. Se non okay. Di più, ovviamente. Ok. Che succede? Succede che, per esempio, la conferenza Microsoft, che abbiamo pubblicato ultimamente la nostra reaction, aveva un audio terribile sulla conferenza. Perché? Perché abbiamo usato l'audio del televisore. Qualche genio ci ha pure scritto, oh, ma nella registrazione, ma nell'input non avete... Certo che c'era l'input diretto della cosa, l'abbiamo registrato. Ma che cosa è successo? Che troppi dei brani erano protetti da copyright, quasi tutto, puttana Eva, perché ormai le colonne sonore dei giochi ne esistono più. Mo' prendi gli Imagine Dragons e ci fai la colonna sonora, ok? Quindi abbiamo avuto questo tipo di problema. Ci siamo rotti i coglioni perché l'avevamo ricaricato 3 volte e ci dava sempre problemi di copyright. Abbiamo detto, vabbè, lasciamo il suono del televisore, sì. Così non ci rompe il cazzo nessuno, ovviamente, tranne quel coglione. Però, se tu prendi quella roba con l'audio originale e non la metti su YouTube, ma la metti su Patreon, che succede? Succede che lì te lo puoi guardare come si deve, senza che nessuno ti rompa il cazzo con il copyright. Non stiamo dicendo che ci mettiamo i film illegali o le colonne sonore. Noi stiamo dicendo che una... Conferenza pubblica. Conferenza pubblica, dove sono, ci sono dei giochi... Dei giochi a fini pubblicitari stanno lì, eh? Li prendiamo, li vediamo, ci facciamo la reaction e non è che dobbiamo stare col fiato sul collo che qualcuno ce la blocca e allora per arrivare prima dobbiamo per forza rielaborare il video. No, noi ci mettiamo un audio che è quello tendenzialmente che possiamo usare su YouTube e l'audio originale lo mettiamo su Patreon gratis, lo ripeto, gratis. E tanto sta su YouTube, raga, per è soltanto per una... i membri. Cioè, voi potete andare su Patreon, abbiamo attivato iscriviti gratuitamente, vi scaricate l'applicazione che è al pari di YouTube, sì. E potete stare lì tutti tranquilli a scrivere, a vedervi, a commentare esattamente come su YouTube. Però con un audio migliore. Ora, è in beta, la stiamo provando, anzi, ci fa piacere se ci date un feedback su questa cosa, perché noi ci stiamo rovinando il fegato a far fare 3 volte il lavoro anche ai nostri collaboratori, a immaginarci, ma quella canzone, ma l'ho sentita da un'altra parte, volete che se la mettiamo? E potrebbe succedere che domani, così come è successo a Doesn't Matter, ma ne parleremo prima o poi di questa sì, cosa. Magari con lui, A Daniele gli è arrivato uno strike per un contenuto che aveva fatto anni prima, che hanno sottolineato essere pornografico. Mi mettete il beep per cortesia su, perché se no allora, arriva l'algoritmo. Siccome il bambino in questione era spagnolo, Pedro pornografico. Ecco, il punto è questo, che possono fare la stessa cosa anche su canzoni del passato. Nessuno ci dice che domani quelle canzoni non diventeranno sotto copyright e non ci verranno a toccare i video che abbiamo fatto 12 anni fa. 12 anni fa! E ci bloccheranno il canale. Quindi ci dobbiamo, anche in questo caso, parare il culo. E chi vorrà appoggiarsi, basterà cliccare iscriviti gratuitamente e vederseli su Patreon. Quindi, ragazzi... Noi lo sappiamo che questa storia della D-Block è un po' così, insomma, vabbè, Google non fa questa cosa per beneficenza. No, vabbè, chiaramente, ma noi dobbiamo tanto a Google, non è che stiamo sputando sul piatto da mangiare. No, però dovrebbero sistemare, allora, noi siamo i primi a dire che gli spot non funzionano messi così, no. Sono troppo invasivi, rompono i coglioni, ce ne sono troppi, per video brevi. Questa cosa dovrebbe cambiare, mo se mi dicono, adesso tutti vedranno gli spot, quindi ne mettiamo meno, io sono contento. Ma non credo che sia quello il piano. No, non lo so, non lo immagino. Il punto è che questa roba qui potrebbe ulteriormente andare a renderci la vita da creator più complicata. E ci siamo rotti le palle di fare le cose complesse. Sì, allora, mo vi diciamo, su sto Patreon, c'è già il fatto di registrare un gioco porno.
cioè noi stiamo respirando veramente la stessa atmosfera su Patreon, si respira la stessa atmosfera di YouTube 2011. Perché abbiamo gli stessi membri di YouTube 2011? Perché abbiamo gli stessi, allora, gli utenti sono quelli, ok? Le stronzate che portiamo sono quelle. L'innocenza del fare quello che cazzo ti pare, come ti pare, i titoli stupidi, che ricapisce la community. Queste cose a noi stanno piacendo moltissimo. Ci piacerebbe riuscire a farvi capire questa atmosfera anche tramite il Patreon gratis, perché no? Perché tanto una volta che sei dentro quell'ambiente capisci che YouTube ha dei problemi, cioè nel senso non si è evoluto bene. Anche dal punto di vista del player, ma secondo più me. Più che altro YouTube è dovuto correre ai ripari con altre applicazioni più giovani e non è riuscita a stare al passo semplicemente perché il suo cuore, che era quello Broadcast Yourself, l'ha fatto in mille pezzettini, ha detto ah, voilà, l'aria tira di là, mo andiamo da quella parte. Cioè, linea via completa è sbandierare a destra e a sinistra andando incontro a delle mode che poi hanno rovinato, secondo me, la piattaforma. Tipo gli short, secondo me, l'hanno mandato proprio a ramengola la piattaforma. Anche perché apri ci sono prima quelli. Cioè, anche perché il Broadcast Yourself, diciamo la verità, non se l'ha inventato Google. Broadcast Yourself era il motto di quando YouTube l'avevano aperto a due ragazzi senza un'arte né parte ed è diventato un fenomeno globale. E poi ci ha messo sopra le mani Google. Ora, ripetiamo, non è questo video era per farvi capire che potrebbero esserci dei cambiamenti. Buoni o no, come tutti i cambiamenti li dobbiamo vivere, però noi ci abbiamo, anche noi vogliamo fare questo cambiamento e tutelarci. Quindi, raga, siateci, perché adesso ce la viviamo insieme questa cosa, eh? Ce la racconteremo insieme una volta che verrà messa in atto, magari, non so, durante una live, che sarà divertente fare due chiacchiere anche con voi su questo cambiamento.